Cersei 2018 è il tuo debutto alla guida di PM con questo ruolo importante in PM, come è andato? Posso dire che la fiera è stato veramente un successo perché abbiamo ricevuto molti apprezzamenti da parte dei nostri clienti principali sull'organizzazione, sulla gestione dello stand, su come abbiamo presentato le nuove collezioni, e le stesse collezioni hanno avuto, devo dire, un ottimo successo. Alle tue spalle c'è la collezione Shades, una delle novità di questa fiera, che dimostra come la superficie ceramica abita un po' tutti i luoghi della casa. Sì, diciamo che il concetto di questa collezione è nato grazie al nostro designer che collabora con noi, Gordon, che praticamente ha sviluppato questo prodotto cercando di enfatizzare le imperfezioni, diciamo, della vecchia maiolica, della vecchia ceramica dipinta a mano, e questo è interpretato in modo industriale. Quindi questo dà un plus di prodotto che sicuramente il mercato percepisce e che quindi è stato valutato molto positivamente dai nostri partner commerciali. Questa è una novità naturalmente a marchio Ceramiche PM. Per quanto riguarda Valentino? Valentino è stata un'operazione cui io tengo particolarmente, perché ho fatto un'analisi quando sono entrato in questa azienda, e diciamo che il marchio Valentino, che è storicamente della PM, era stato un po' messo da parte e abbiamo cercato di rilanciarlo nel modo giusto, anche perché ho parecchie conoscenze nel mondo del lusso e mi hanno confermato tutti che il marchio Valentino è il secondo brand del lusso più famoso nel mondo. E quindi la mia opinione era quella di enfatizzare questa differenziazione e mettere in evidenza questo marchio. Così abbiamo fatto soprattutto nella presentazione. Abbiamo creato due stand completamente separati in cui avevamo un'identità PM molto minimal, molto nordica, molto contemporanea, e un altro stand Valentino in cui il lusso l'ha fatta da padrona, quindi opulenza, e gli stessi marmi sono dei marmi molto particolari che non si trovano comunque normalmente riprodotti in ceramica, che hanno proprio un carattere particolare tipico di Valentino. L'azienda sta andando bene, siamo contenti, ovviamente quest'anno è un anno un pochino più difficile degli anni precedenti, anche perché il mercato americano ha avuto una flessione soprattutto all'inizio dell'anno, e per noi è un mercato molto importante, ma stiamo recuperando molto bene, e il fatto di, appunto, di creare dei prodotti che strategicamente si differenziano un po' dalla massa della produzione industriale normale, sia con l'utilizzo di la collaborazione di alcuni designer di fama internazionale su cui stiamo lavorando anche per il prossimo anno, e un rilancio del marchio Valentino che soprattutto in alcuni mercati ha un appeal strategico molto importante, ci dovrebbe garantire sicuramente più riconoscibilità sul mercato e ovviamente delle marginalità che in questo momento ci possono far molto comodo.